dicevo, il video presenta questi tre interventi. Le riprese sono state fatte ormai più di un anno fa, per cui questa sera erano interventi tra l'altro fatti da poco tempo. Questa sera abbiamo chiesto ad una delle protagoniste del video di venire a raccontarci in alcuni minuti, e c'è qui Silvia, adesso vuoi accomodarti. Se, come dire, dopo un anno questa percezione che ci raccontavano nel video è confermata, è migliorata, oppure magari è peggiorata, insomma, e qual è il riscontro rispetto a queste scelte un anno dopo? Sì, allora buonasera a tutti, niente, questo... Allora, praticamente quello che posso dire è che la situazione va sempre migliorando, secondo me, perché vedo che è stato detto anche dagli altri committenti la sensazione di benessere che si prova in queste case. È difficile da trasmettere a parole, bisognerebbe proprio provarla. Vi dico che inizialmente io e mio marito avevamo fatto una scelta di questo tipo essenzialmente per due motivi. Quello ecologico, se così vogliamo dire, quindi questo basso impatto nei confronti dell'ambiente, questa attenzione nei confronti delle risorse che utilizziamo per vivere, e quello economico sostanzialmente, perché l'idea comunque di spendere di più all'inizio però poi avere un ritorno, diciamo, economico nei mesi, negli anni a venire, insomma, era abbastanza allettante. Dal punto di vista ecologico è stata una scelta molto bella, cioè io ripercorrevo questa settimana che abbiamo trascorso da quando ci siamo sentiti, mi ritornava in mente il momento in cui stavano costruendo la nostra casa e non avevo la betoniera, ma avevo un bravissimo falegname con la motosega in cima alle travi che mi stava costruendo la casa con il legno, e quindi la sensazione, il profumo di avere un contatto con un materiale naturale. E il secondo aspetto è quello economico, e anche questo direi che è molto positivo, perché vi posso dire che abbiamo calcolato la nostra spesa annua di metano. Noi abbiamo un appartamento di circa 100 metri quadri, ci viviamo in quattro, io, il marito e le due figlie, e abbiamo la caldaia a condensazione come era detto, e utilizziamo il metano per il riscaldamento, l'acqua sanitaria e anche per cuocere il cibo. Lo dico senza mezzi termini, cioè abbiamo visto che la spesa annua si aggira tra i 350 e i 400 euro di 12 mesi, quindi anche questo penso sia un grande risparmio, insomma, non credo sia una cosa così semplice da raggiungere nelle case tradizionali. Il terzo aspetto è quello che io in fase di progettazione e di costruzione non avevo minimamente considerato, ed era il benessere, come si vive bene all'interno di queste case. È difficile trasmetterlo a parole, sinceramente, però quando tu entri in una casa che ha una temperatura costante, in qualunque zona tu ti trovi, già lì sai che non devi stare lontano dalle finestre in inverno, ma ci puoi stare comodamente vicino. Sai che insomma, puoi lasciare le bambine come vogliono, dove vogliono, giocare liberamente in ogni angolo della casa, perché stanno comunque bene, non devi stare lì a coprirle o a curarle. E poi il discorso dell'aria pulita, questa macchina che io chiamo semplicemente macchina perché non sono un tecnico, sono una persona normale, questa macchina che permette il ricircolo dell'aria, che ti permette di avere veramente 24 ore al giorno l'aria pura. Dicevo prima, a volte io ricordo quando abitavo in appartamento, ti capitava di alzarti al mattino, andare in bagno, rientrare in camera, insomma, stavo meglio in bagno, no? Perché? Perché l'aria si vizia 24 ore, le stesse persone, o comunque una notte intera, le due persone che dormono nella stessa stanza, l'aria è viziata. Vi faccio un esempio breve proprio dell'anno trascorso. Abbiamo avuto una festa a casa nostra, c'erano 24 persone, 24 adulti in una stanza di circa 25 metri quadri, sono arrivati alle 7 di sera, hanno cominciato a cucinare, se ne sono andati alle 1:30 di notte, e a mezzanotte uno dei nostri amici ci fa: oh, ma dove mai aperto le finestre se sta bene? Non è poco, perché che tu lo sappia, va bene, che gli altri stiano bene, va bene, perché sono lì a una festa, ti diverti, fai festa. Ma che una persona che tu hai invitato lì ti dica: caspita, ma c'è l'aria pulita, ora che siamo qua dentro, siamo più dei 20,
non è poco. Quindi vuol dire che è una sensazione che piano piano riescono a vivere anche le altre persone. E posso dirvi cosa? Posso dirvi che io non ho ancora acceso il riscaldamento, per esempio, magari neanche voi, non lo so, avete già acceso il riscaldamento? Sì. Così. Ecco, io prima per l'umidità. Benissimo, da noi non c'è più la muffa, cosa che noi abbiamo una ristrutturazione di una porzione di casa dei miei genitori, c'era ogni inverno, perché è rivolta alla parete nord, aveva sempre degli ristagni di muffa, non c'è più. Io per l'umidità non lo accendo, ma non lo accendo neanche perché non avrebbe senso. Prima di uscire ho controllato il termostato, il termometro, e segnava più di 20 gradi, quindi non c'è proprio motivo di accenderlo. E per tutte queste cose, se io tornassi indietro, non avrei più nessuno dei dubbi che vi dicevo prima. L'ho assillato mesi perché mi diceva queste cose, ma sì, ti assicuro, non avrei più alcun dubbio, andrei tranquilla, andrei serena e rifarei la stessa scelta che ho fatto, non tanto per l'aspetto ecologico, per l'aspetto economico, ma per il benessere che c'è. La sensazione di umidità o altre cose non ci sono più. Ecco, tutto qua. Posso tornare? Grazie.